siamo nelle terme e siamo con il presidente Mastrocola di Overdrive Club di Telese Terme. Presidente, una seconda edizione dedicato a Tonino Limata. Ecco, questi eventi sono anche un momento interessante per quanto concerne l'aspetto sociale, per dare importanza ad una figura molto importante. Eh sì, ha detto proprio bene, è un evento che noi ci teniamo tanto, che ci porta a lavorare 6 mesi per la preparazione, e lo facciamo con tutto il cuore per onorare il nome di Tonino, che era uno dei soci fondatori dell'Overdrive. Abbiamo fondato il club circa 10 anni fa. Siamo qui per onorare la sua memoria, perché questo era il suo sogno, il sogno di organizzare un motoraduno nazionale con l'ausilio della Federazione Motociclistica Italiana nelle terme di Telese. E visto i risultati che abbiamo raggiunto, vuol dire che da lassù lui sarà contento. Ecco, questa è la cosa che ci preme di più. Ecco, grande soddisfazione, perché questa domenica, questi 2 giorni, ci sarà la presenza di molti motociclisti provenienti da tutta Italia. Ecco, descriviamo da quali regioni. Abbiamo, siccome il nostro motoraduno nazionale è inserito nel calendario turistico nazionale della Federazione Motociclistica Italiana, abbiamo ricevuto richieste con prenotazioni da tutta Italia. Parliamo da Bergamo, Bologna, Rimini, Senigallia, Roma, poi a scendere Lato Sud, Catania, Palermo, Molfetta, Potenza, Brindisi e San Salvo come Abruzzo, sia San Salvo che Pescara. Salve a tutte, ottima organizzazione, bellissima giornata e un grande augurio dal Motoclub Isolidali Sant'Egidio del Monte Albino. Grazie. Bellissimo posto, sono stato anche l'anno scorso e probabilmente ci verrò anche l'anno prossimo. Bello fino adesso e penso il proseguo sarà ancora migliore. Raduno organizzato molto bene, veramente c'è un'organizzazione che mi ha meravigliato, infatti molto gentili, molto cordiali, veramente un raduno fatto bene. Gli amici di Caianello, qual è la sua opinione? Bellissimo raduno, Overdrive presenti sempre,
Bellissimo, bellissimo, veramente. Cavoli di Casa Giove. Bene, qual è la vostra opinione? Tutto bellissimo, complimenti, è una zona stupenda. E per lei? Tutto bene, tutto bello, grazie. E per lei? Ottima organizzazione, siamo tantissimi e siamo felicissimi. C'è lo stand della Coldiretti, cosa avete cucinato? Abbiamo preparato pasta e fagioli, che senso del nostro agriturismo qui si trova a Castelcampagnano, e poi abbiamo offerto del vino di produzione proprio di Castelcampagnano, il pallagrello bianco, che è il nostro cavallo di battaglia. Impressione pienamente positiva, non eravamo mai stati da queste parti e non conosciamo il motoclub, quindi l'impressione è stata buona, ben organizzati e una bellissima manifestazione. Siamo con il medico sociale del Napoli, qui nelle immagini, dottor De Nicola. Ecco, dottore, qui siamo all'Overdrive Motoclub
per quanto concerne il secondo raduno in memoria di Tonino Limata. Quanto è importante e fondamentale che un evento venga impostato su un memorial? Beh, intanto per noi è un modo per ritrovarci, dico per noi motociclisti è un modo per ritrovarci, è un modo per insaldare tante amicizie, e per, è importante soprattutto per i giovani, per i ragazzi che si rendono conto che andare in moto o fare certi tipi di sport va bene, però bisogna farli in sicurezza, quindi sempre con il casco, sempre con le dovute attenzioni. E poi è importante che trasmettere messaggi soprattutto di amicizia, perché le vere amicizie si costruiscono e si formano proprio facendo attività sportive come quella anche della moto. Siamo qui praticamente con una motociclista proveniente da Catanzaro, è venuta solo lei con questa moto, carissimi utenti. Bene, da Catanzaro davvero lei ha preferito Telese Terme perché? Perché sto partecipando al concorso nazionale, attualmente sono prima in classifica e mi mancava la Campania per finire il quadretto delle regioni. Beh, qual è la sua impressione in merito a questo ingresso qui in villa? È bellissimo, si sta benissimo, è proprio un posto tranquillo, abbiamo lasciato le moto con tutta sicurezza perché la gente è splendida, cioè non c'è bisogno neanche di avere paura di lasciare qualcosa, è tutto bellissimo, tranquillo, la gente passeggia, mi sono trovata molto bene. Carissimi utenti, abbiamo qui un gruppo di motociclisti, precisamente al centro c'è Marco proveniente da Cassino, dalla Sociaria. Qual è la tua impressione? Beh, già prima mattina ci sono parecchie moto, sembrano tutti appassionati del mondo motociclistico, quindi penso che ci aspetterà una giornata sicuramente ricca di soddisfazione. Bene, per lei? Ottimo, ottimo, l'organizzazione è perfetta e sicuramente sarà una giornata stupenda. Lei? Ma la stessa cosa, la prima volta che partecipo in questo evento sembra organizzato con tutti i crismi, davvero bello, emozionante stare qui. Bene, per lei? Un'ottima location, speriamo che il tempo regga in modo che possiamo fare un bel giro e godere di queste bellezze naturali del posto, che quello che ci offre. Del motoraduno e speriamo che continui così. Bellissimo, organizzato benissimo. Allora, siamo qui con il sindaco di Telese Terme, davvero un grande successo, moltissimi motociclisti a livello nazionale per ricordare la figura di Tonino. Una bellissima manifestazione che sicuramente ricorda in maniera importante Tonino Limata, un nostro concittadino. Ringrazio gli organizzatori, il presidente per tutti, per questa riuscitissima manifestazione del motoraduno qui a Telese Terme. Ecco, diciamo che si sta sviluppando un turismo anche diverso sotto questo aspetto, qual è la sua opinione? Assolutamente sì, questi motociclettisti che sono arrivati vengono da varie parti dell'Italia, quindi fanno sì che possano conoscere un territorio ai più sconosciuti, quindi una modalità nuova di fare turismo e noi l'accogliamo con grande piacere. We'll be right back.